Okay. Dato una straordinaria responsabilità politica, per questo per noi le sue dimissioni sono un atto dovuto. Non c'è dubbio che dalle intercettazioni dai verbali esce fuori tanto fango, ma assolutamente nulla di veramente rilevante nei confronti del capo della polizia civile. Achille Toro, procuratore aggiunto di Roma, coinvolto nell'inchiesta. Oh, di... non so di Toro, indagato per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, ha deciso di dimettersi in maniera definitiva per essere libero di difendere la sua onorabilità e quella del figlio Camillo, indagato per favoreggiamento. E oggi si è appreso che anche la procura dell'Aquila indaga su possibili infiltrazioni dei cosiddetti comitati di affari negli affari sia del remoto sia delle nel capoluogo abruzzese. E proprio oggi dal presidente della Corte dei Conti a... il governo, io resto al mio posto, lavorando per primo a ripulire dal fango la mia persona, la mia casa, i miei amici e il mio mondo, che non ho mai infangato e non ho mai tradito. E chiude la lettera con queste parole: nessuno mi chiede di fuggire, Davide. Questa mattina il sottosegretario era in aula, alla Camera, dove si sta svolgendo con l'opposizionismo dell'opposizione la discussione sul decreto per le emergenze. Il centro-sinistra è disponibile a ritirare parte degli emendamenti se il governo rinuncia alla fiducia, ma ciò che fa soprattutto discutere sono le parole di Bertolaso, con l'Italia dei Valori che ne chiede le dimissioni e la maggioranza.